Io tante cose non avevo capito, che sono chiare come stelle cadenti, e devo dirti che un piacere infinito. Le eccellenze del nostro territorio si ritrovano al fianco della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professor Paolo Ascerto. Da 4 anni Diego Paura dirige artisticamente l'Arcobaleno Napoletano, un premio dedicato alla memoria di Leana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile. Paura riesce a realizzare una serata ad alto tasso culturale. In essa le premiazioni di personaggi illustri e le esibizioni di artisti di chiara fama si alternano. La serata è condotta da Veronica Mai, affiancata da Enzo Calabrese e da Mario Pelliccia. Per l'organizzazione e per l'ideazione di questo premio convergono tante forze diverse capitanate da Diego Paura. La manifestazione vanta il patrocinio della Confcommercio della provincia di Napoli. Ogni anno cantanti, attori e registi come Lara Sansone e Anna Capasso desiderano prendere parte alla serata portando il loro contributo per una causa così nobile. Oi vita mia, oi cora, e chi su cora si stata o prima mona, o prima l'ultima sarai con me. Quest'anno il premio Arcobaleno Napoletano è andato a Gino Rivieccio, Mariangela D'Abraccio, Pasquale Palma, Ciccio Merola, Sergio Assisi, Davide Marotta, Vittoriano Abate, Paolo Chiarello, Antonello Velardi, Alessandra Clemente. Un premio così, concepito e realizzato con grande professionalità e passione, merita di andare avanti per tanti tanti anni. È un signore che cammina per la strada e dice: già che tu cucca ambresse per te città matina, e st'aria fresca e fina t'affaccia a ricetà, già che chissà che suona, te suona ancora, e spierta, tu gira stu occhia aperta, chissà pensando a che.